Salve a tutti e bentornati. Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo la triste parabola discendente intrapresa da Totò Schillaci dopo le magnifiche notti magiche. Sigla e poi ne parliamo. Al termine del Mondiale 1990, l'Italia e gli italiani non possono certo ritenersi soddisfatti. La squadra era un'ottima squadra, seriamente candidata alla vittoria del titolo finale, e invece si è dovuta accontentare della terza posizione. La cosa però che ha sorpreso tutti gli italiani e reso tutti gli italiani gioiosi è stata l'esplosione di Totò Schillaci, un giocatore che solo due anni prima militava nel Messina e che dopo una ottima stagione giocata alla Juventus si è ritrovato convocato per la manifestazione mondiale. La domanda che tutti gli italiani si fanno è: ma come ha fatto questo giocatore che solo due anni prima giocava in Serie B ad essere diventato il faro della nazionale in una manifestazione così importante? E una sorta di risposta ce la dà lo stesso Totò Schillaci in un'intervista rilasciata al Daily Mail. Speravo di giocare qualche minuto, ero già al settimo cielo per la convocazione nazionale. Certo, in allenamento davo tutto me stesso per convincere l'allenatore, ma nemmeno un folle avrebbe mai potuto immaginare cosa mi stava per accadere. Ci sono periodi nella vita di un calciatore nei quali ti riesce tutto, basta che respiri e la metti dentro. Quell'estate ero davvero in una forma strepitosa, ero concentratissimo anche in allenamento e ogni cosa che toccavo si trasformava in oro. Quando giochi in modo semplice tutto diventa più facile e poi avevo un'ottima intesa con Roberto Baggio, eravamo molto amici fuori dal campo e compagni di stanza durante il mondiale. Eravamo una grande squadra, una delle migliori nazionali azzurre di sempre, ma sfortunatamente questo non è garanzia di successo, perché le partite vengono decise da episodi e contro l'Argentina è successo proprio così. Gli italiani sono contenti di questa piacevole scoperta e i più contenti di tutti naturalmente sono i tifosi della Juventus che per l'annata 90-91 si ritrovano all'attacco composto proprio da Roberto Baggio e Totò Schillaci. Chi però subisce più di tutti il contraccolpo di questa improvvisa notorietà è proprio lo stesso Totò Schillaci, che infatti affermerà: dopo il mondiale è stato difficile a livello mentale, perché solo un anno prima di arrivare alla Juve giocavo in Serie B con il Messina e non mi conosceva nessuno. Poi all'improvviso mi conoscevano tutti. Se qualcuno mi avesse detto che mi sarebbe capitata una cosa del genere, mi sarei messo a ridere. Ad un certo punto ti fermi e ti chiedi: è tutto vero quello che è successo? E tutta questa pressione su di te diventa pesante, ed io non ero abituato a gestirla. E infatti la stagione successiva per la Juventus di Maifredi, che ha sostituito Zoff, nonostante Zoff avesse vinto l'anno prima una Coppa UEFA e una Coppa Italia, si rivelerà una totale delusione. L'intesa con Baggio non sembra poi così meravigliosa, lo stesso Di Vincodino inizialmente fa fatica ad ambientarsi e Schillaci è quello che delude più di tutti. Infatti nonostante arrivi secondo al Pallone d'Oro nel 1990 dietro Lothar Matthäus e davanti ad Andy Brehme, la sua stagione è veramente pessima, segna solo 5 reti e ci sono anche alcuni episodi che non gli rendono particolarmente onore. Infatti l'11 novembre 1990, al termine dell'incontro vinto contro il Bologna, ha un alterco con Fabio Poli, mediano del Bologna, con cui si è stuzzicato per tutto l'incontro. Al termine della partita, infatti, il giocatore del Bologna gli mette una mano in faccia, lui gliela sposta e gli urla: ti faccio sparare in bocca. Non proprio la cosa più intelligente da dire su un campo da calcio, insomma. Poli si beccherà 2 giornate di squalifiche e Totò Schillaci 1 giornata di squalifica. Ma Schillaci non solo viene preso di mira dagli avversari, ma viene preso di mira anche dal pubblico. E infatti durante la partita giocata dalla Juventus a Firenze, quella del ritorno di Roberto Baggio al Franchi, quella in cui appunto viene fischiato dai suoi ex tifosi, ma poi ci sarà la riconciliazione perché uscendo dal campo raccoglierà una sciarpa della Fiorentina alla terrazza vicino, anche Schillaci viene preso di mira dai tifosi avversari in una maniera decisamente meno nobile. Viene infatti lanciato un copertone al bordo del campo e i tifosi gli dicono: Schillaci, rubati anche questo. Sì, perché nel 1990 Schillaci, non lui, suo fratello, è stato arrestato per furto e rivendita di copertoni di automobili. In realtà Schillaci era già stato preso di mira prima del mondiale, infatti a Bari, durante la partita Bari-Juventus, i tifosi del Bari avevano intonato per tutto il tempo il coro: ruba le gomme, Schillaci ruba le gomme. E Schillaci, dopo aver segnato su calcio di rigore, era andato ad esultare sotto la curva dei tifosi avversari mostrando il pugno. E a fine gara Schillaci dichiarerà che non ha nulla contro la città di Bari, ma ce l'aveva contro quei tifosi, anche perché lui guadagnava 500 milioni di lire all'anno
e di conseguenza non ha certo bisogno di andare a rubare le gomme. E a fine intervista se la prende anche con il giornale palermitano, che ha diffuso questa notizia appunto di suo fratello che rubava le gomme, rovinando quindi la vita sua e della sua famiglia. Il primo anno di Mayfredi si rivela un assoluto flop, e anche l'anno successivo, con l'arrivo di Trapattoni in squadra, le cose non è che vadano meglio, tanto che addirittura Schillaci si ritrova a litigare con Baggio e a risolvere la questione civilmente, sferrandogli una testata in pieno volto. Ed è lo stesso Schillaci che racconta l'episodio dicendo: passavo un periodo un po' brutto, lui negli spogliatoi mi provocava e scherzava, io ero seduto e stavo leggendo il giornale, lui con la gamba continuava a colpire il giornale, io gli dicevo basta, finiscila, una, due, tre volte, alla quarta mi sono alzato e ad un certo punto gli ho mollato una testata. Trapattoni si presentò il giorno dopo coi guantoni e scherzando disse: la prossima volta usate questi. Le due stagioni successive al mondiale per Schillaci sono un fallimento, segna solo 15 gol in due anni e paradossalmente si vede tagliato fuori dalla squadra quando la Juventus acquista Gianluca Vialli, proprio l'uomo a cui lui aveva rubato il posto da titolare durante i mondiali, tra l'altro rubato in maniera assolutamente legittima, perché il mondiale di Schillaci era stato strepitoso mentre quello di Vialli era stato quanto meno mediocre. Ad ogni modo, Schillaci ha una seconda possibilità, infatti approda all'Inter di Pellegrini. È un Inter in un periodo un po' difficile, però per Schillaci c'è la possibilità del rilancio all'età di 27 anni, quando non è ancora un giocatore finito. Infatti lo stesso Schillaci, il giorno della presentazione nella sede nerazzurra, dice: sono rimasto un bravo ragazzo e lascio la Juventus senza polemiche. L'arrivo di Vialli mi ha messo fuori gioco, comunque auguro ai bianconeri ogni fortuna. Oramai la Juve è solo un ricordo. Saluto i tifosi, gli ex compagni, Boniperti e Agnelli. Tuttavia mi sento già interista puro sangue. Ho ottenuto il massimo, sognavo la maglia nerazzurra e avrei accettato di restare fermo se non fossi stato acquistato dall'Inter. L'Inter mi piace, ha programmi importanti, riparto da zero a 27 anni e cerco una rivincita. E la rivincita non arriva, infatti all'Inter riesce a fare ancora peggio, segnando solo 12 reti in due anni, anche se va detto che il secondo anno subisce un grave infortunio che gli permette di giocare in pratica solo 9 partite, e va anche detto che aveva avuto un buonissimo inizio di campionato. Anche nella vita privata le cose per Schillaci vanno di male in peggio, infatti si separa da sua moglie, da Rita Buonaccorso, che lo renderà purtroppo protagonista di uno dei tradimenti più famosi nella storia del calcio. Infatti lei stessa lo tradirà con Gianluigi Lentini, che avrà un gravissimo infortunio, vedrà la sua carriera conclusa a causa di un incidente stradale proprio di ritorno da una di questi incontri con la moglie di Schillaci. La stessa moglie di Schillaci però ci tiene a sottolineare che la colpa non è solo sua ma anche del marito, e infatti dice: l'amore con Gigi l'ho avuto per reazione, perché Totò da mesi frequentava un'altra donna, anzi ci viveva insieme. Gli dissi: prima o poi te la farò pagare. Lui non ci credeva. Con Lentini è durato un anno, dopo il suo incidente d'auto ci siamo lasciati. Così a sorpresa, nell'aprile del 1994, neanche 4 anni dopo le sue notti magiche, neanche 4 anni dopo che il suo nome era sulla bocca di tutti, Schillaci, a sorpresa appunto, accetta di trasferirsi in Giappone nella neonata J-League. Sì, perché la Lega giapponese sta cercando dei volti per lanciare il suo campionato di Serie A. Il sogno dei giapponesi sarebbe quello di riuscire a tesserare Roberto Baggio, ma chiaramente non se ne parla neanche. Roberto Baggio ha impegni ben più importanti in campionati ben più importanti. Però quello di Schillaci è un nome che fa gola ai giapponesi, e lo stesso Schillaci è entusiasta di accettare il passaggio in J-League, anche se lui stesso si rende conto che quella significa la fine della sua carriera ad alti livelli. Ad ogni modo, in J-League Schillaci ritrova se stesso e si sente rinascere, anche per l'amore dei tifosi e dei compagni che tornano a fidarsi ciecamente di lui. Riuscirà anche a vincere il titolo nel 97 col Giubilo Ivata, ma va detto che sfortunatamente per lui quell'anno disputerà poche partite a causa di un infortunio che lo porterà a ritirarsi ufficialmente 2 anni dopo, anche se dal 97 al 99 praticamente non gioca. Ad ogni modo, l'esperienza per Totò Schillaci nel Giubilo Ivata è veramente entusiasmante. Infatti lui stesso racconterà: avevo 29 anni, alle spalle una stagione difficile con l'Inter, decisi di affrontare una nuova esperienza che ricordo con piacere. Ho perfino imparato qualche parola di giapponese e ho conosciuto campioni come Dunga e Vandenburg che giocavano con me al Giubilo Ivata. Lo so, giocando all'estero sono uscito fuori dal giro, ma non sono mai stato un personaggio troppo amato nel mondo del calcio. Difficilmente una grande squadra mi avrebbe offerto quanto ottenuto nel Sollevante. Quando arrivai in Giappone trovai un entusiasmo contagioso. Per loro lo Schillaci del mondiale non era mai finito, e dimostrai con i miei gol quanto era forte il connubio entusiasmo uguale impegno in campo e palla in fondo al sacco. A termine della sua carriera da calciatore, terminata appunto nel 99 dopo 2 anni di inattività, Schillaci però
scopre di amare abbastanza il mondo dello spettacolo e la popolarità che il calcio gli ha donato. Infatti cercherà di entrare in politica con Forza Italia, avrà anche una partecipazione abbastanza agghiacciante all'Isola dei Famosi, dove ricordiamo un'intelligentissima Antonella Elia che gli canterà "Ruba le gomme, Schillaci ruba le gomme", un esempio di intelligenza scioccante. Schillaci inoltre parteciperà anche a una canzone rap e avrà anche una piccola parte nel film Amore, bugie e calcetto del 2008. Prenderà parte anche ad una puntata di Squadra Antimafia. Ma la cosa più importante e più meritoria, che rende maggior onore a Totò Schillaci, è stato creare a Palermo, nella sua città natale, un centro sportivo Luis Riboni per i giovani calciatori, magari per riuscire come Totò ad avere una carriera nel mondo del calcio, soprattutto rimanendo lontano dai problemi sociali che ci sono a Palermo e nella Sicilia in generale. Insomma, quando noi ricordiamo Totò Schillaci non possiamo fare a meno che ripensare al suo sguardo spiritato, all'entusiasmo, alla gioia che provava nel vestire la maglia azzurra in quel mondiale, un mondiale che lo ha reso popolare in tutto il mondo. È stata una popolarità che è durata poco. Forse Schillaci non ha avuto una carriera all'altezza di quel mondiale, o forse quel mondiale è stato troppo al di sopra di quelle che erano le potenzialità di Totò Schillaci, non lo sapremo mai. Ad ogni modo, noi a Schillaci vorremmo comunque bene per tutto quello che, per tutte le emozioni che ci ha donato, e ci dispiaciamo per quello che gli è accaduto dopo. Io vi ringrazio per l'attenzione, se volete iscrivervi al canale siete ovviamente benvenuti, speriamo di riuscire a mantenere una certa costanza nel girare i video. Vi ringrazio quindi per l'attenzione, alla prossima, ciao!